Amici, buongiorno e buon anno. Buon anno. Anno nuovo, promesse solite. E il vecchio se n'è andato con poco rimpianto e si sperava nel nuovo e si spera tuttora nel nuovo. Continuano i rimbalzi di chiacchiere da una parte all'altra. Leggo stamane che ha promesso, e ha anzi promesso, ha dato certezza con il suo ottimismo, con la sua maschera carnevalesca di che mette nelle occasioni importanti, e con il suo sorriso stereotipato, eccetera, eccetera, che entro la fine di gennaio avrà e darà i nomi di una ventina di transfughi dall'opposizione verso il suo bene amato e, diciamo, paradiso, che è il PDL. Una persona molto ben addentro alle cose, il sodale Bossi, non si fida, ne ha ben d'onde. Molto probabilmente avrà chiesto all'amico Berlusca: senti caro, invece di continuare a stare nel vago, ci dai i nomi, i cognomi, gli esami del sangue, gli esami delle feci di questi transfughi? Altrimenti noi andremo avanti con le nostre considerazioni, con i nostri passi. Non avendo potuto farlo, sta continuando a promettere che entro qui, entro là, entro su e entro giù, tipo l'Aquila, tipo l'Alitalia, tipo la spazzatura di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai il giochino è scoperto. Il suo sorriso permanente è ovvio, il suo ottimismo stampato, ripeto, sul suo volto è anche altrettanto scontato e capibile. Diciamo che lui riposa, dorme su un letto, su un tappeto di migliaia di miliardi, è chiaro, tutti saremmo ottimisti. Però coloro i quali non hanno questa opportunità, questa possibilità, questa sicurezza, viceversa, sono pessimisti. Tutto il popolo italiano in alternativa è pessimista, gli operai, gli impiegati, gli studenti, gli universitari, i dipendenti degli enti pubblici, eccetera, eccetera. Perché anziché dormire come fa quello su un letto di miliardi, dormono purtroppo su una panca di debiti, di cambiali, di assegni impagati, di prestiti e di mutui che non potranno onorare, eccetera, eccetera. Quindi è chiara la situazione. Ma perché, caro amico Berlusca, non prendi visione della situazione e ci lasci in pace e vai con onore, ti vai a godere le tue belle possibilità, i tuoi belli appartamenti, ville, yotte, e vai, magari ti trasferisci sulla luna, ne hai la possibilità, e da lassù continui a vedere questo miserrimo popolo italiano, che miserrimo era e ancor più miserrimo lo lasci. Arrivederci.